Sono molto contento di ritrovare un'altra grande personalità che ci accompagna con, noi le chiamiamo le sue copertine che danno avvio alla nostra trasmissione, ma questa sera l'ho voluto qua perché ha scritto recentemente un altro interessantissimo libro che si chiama Lobbying, è con noi Pietro Gatto. Ciao Pietro. Ciao a tutti, salve. Oh, questo è un lavoro su un tema, possiamo dire, anche poco conosciuto, cioè la figura del lobbista. Tutti sappiamo che chiaramente esiste in modo magari diverso, più sotterraneo rispetto a quello che accade ad esempio negli Stati Uniti. Partiamo da dove è nato l'interesse, ecco, per te, per cercare di raccontare questo mondo che poi è collegato a tutta la realtà che stiamo vivendo, perché poi questi lobbisti, chiaramente alcuni di questi lavorano poi per quella grande finanza, quel mondo insomma che poi produce le conseguenze che viviamo quotidianamente. Beh, diciamo che si tratta, ed è da lì che quindi è partito l'interesse, si tratta di provare a descrivere e studiare concretamente come si attuino queste forme di manipolazione, di gestione della politica soprattutto, ma anche poi dell'economia e della finanza, da parte quelle, per esempio, di quelle grandi famiglie o delle loro grandi multinazionali, di cui invece parlavo negli altri libri. Quindi si tratta di, cioè l'esigenza è nata proprio da lì, da cercare di dare una forma concreta, spiegando i passaggi attraverso i quali si riesce a condizionare la politica in maniera anche molto forte, in modo da rispondere in qualche modo a chi invece spesso ironizza su questa teoria delle dinastie economico-finanziarie, sostenendo che poi non abbiano tutti questi strumenti per poter dare la direzione che vogliono alla politica dei vari paesi del mondo. Chi sono, come si muovono poi fondamentalmente? Ma e dunque, qui il discorso, diciamo, il libro è imperniato su una vicenda particolare e temevo effettivamente che avrebbe potuto suscitare uno scontro anche duro, ma invece c'è stata la solita strategia del evitare di parlarne in ogni modo e quindi cercare di insabbiare. L'aspetto centrale che si snoda, che si snocciola pian piano, un capitolo sì e uno no, fino in fondo al libro, la vicenda è quella dell'attività, diciamo, piuttosto dubbia, piuttosto sospetta, o quantomeno la presenza, ma non certo irrilevante e marginale, del nostro attuale Presidente del Consiglio quando ancora era il Presidente della BCE, all'interno di certi gruppi di lobbying particolarmente forti, tra i più importanti al mondo. Diciamo che l'idea era quella, ed è stata quella, di non fermarsi a quello che è stato detto, per esempio rispetto al G30, in modo, secondo me, abbastanza superficiale, cioè senza approfondire veramente le questioni, ma collegandomi a una inchiesta che c'è stata, a diverse indagini che sono state condotte da organi istituzionali all'interno dell'Unione Europea, istituiti proprio per vigilare sull'attività di lobbying, e continui richiami nei confronti di Mario Draghi per questa sua appartenenza a gruppi di banchieri soprattutto ed economisti privati, che in qualche maniera rappresentavano o come amministratori delegati o addirittura come presidenti le rispettive istituzioni private, bancarie o finanziarie, facendo anche sì che, o comunque quello era il rischio, quello era il motivo dei continui richiami,
soprattutto da quello che viene chiamato il mediatore europeo, che è una figura che in Italia non conosciamo assolutamente, su cui questo libro fa luce, continui richiami da parte di questo mediatore, che in questo momento, in questi anni, è una donna, circa i rischi che questo tipo di frequentazioni da parte di un presidente di una banca centrale come quella europea comporta dal punto di vista della possibilità di passare informazioni riservate, informazioni che possano servire per poi essere trasformate in un fattore di vantaggio, di investimento, di profitto privato. E lascio al lettore scoprire l'esito poi di queste indagini e di questi richiami, ma è assolutamente sconvolgente quello che emerge, misto a altri aspetti, anche a livello di tutele e di immunità di cui gode il nostro attuale Presidente del Consiglio, che ne fanno veramente un personaggio di un potere, diciamo, al di sopra di qualsiasi livello mediamente umano, diciamo così. Si può spiegare anche così, spesso, no? Comunque il governo di turno ha il vantaggio, insomma, di avere chiaramente i mezzi di informazione dalla sua parte. Qui abbiamo un Parlamento che, se non sbaglio, no? Per il 95%, neanche fossimo appunto in una dittatura, sostiene, il suo governo, e a livello mainstream di mezzi di informazione è un continuo incensare quotidiano, la sua figura, per non parlare di come è cambiato l'atteggiamento dei leader europei, no? Dei paesi europei nei confronti dell'Italia. Adesso, cioè, il piano del recovery è passato a pieni voti, insomma, non c'è più quel trattamento improvvisamente da un giorno all'altro da Zerbini d'Europa. Si può spiegare così? Si può spiegare così, e ti assicuro che man mano che procedevo negli approfondimenti, veramente ho avuto una forte impressione. Mi sono anche spaventato, cioè mi sono reso conto di qual era il rischio a cui stavo andando incontro. Ho deciso di mettere giù nero su bianco quello che trovavo, e che, fra l'altro, inquietantemente si intreccia poi non solo con il fenomeno del lobbismo, internazionale, che viene nel libro esaminato anche a livello europeo, oltre che italiano, e poi a livello americano, con tutta la schiera di lobbisti che si portano dietro i vari presidenti quando diventano presidenti, e poi comunque continuano a tirarsi dietro in tutti i loro incarichi precedenti e successivi. E non solo poi la questione del meccanismo della porta girevole, che fa sì che coloro che entrano nella politica dopo aver accumulato una forte esperienza nel privato in un certo settore, entrano per far in qualche maniera godere di vantaggi della loro esperienza le aziende da cui provengono, legiferando o comunque esercitando pressioni sull'attività legislativa della politica proprio in direzione di questi vantaggi, ma poi escono di nuovo una volta finito il mandato, arricchiti di tutte le conoscenze che hanno accumulato nell'ambito politico, di cui si servono rientrando nel privato e ricominciando a favorire i loro e gli altrui interessi all'interno delle loro multinazionali. Quindi il tutto, per esempio, c'è un capitolo specifico che si intitola Covid, nel quale si parla del lobbying esercitato a livello internazionale dalle grandi aziende farmaceutiche nei confronti di questa situazione, soprattutto dell'Unione Europea. Chi l'Unione Europea ha scelto per rappresentarla nelle trattative con le case farmaceutiche che hanno creato i vaccini? Qua, a quali condizioni? In che situazioni capestro previste all'interno dei contratti che vengono esaminati e che in realtà fanno capire chiaramente che tutto questo fastidio che adesso emerge dai telegiornali, dai giornali, circa, che ne so, le inadempienze contrattuali di AstraZeneca sia una gigantesca balla, in quanto in realtà
era già previsto, cioè nel senso che le condizioni contrattuali sono talmente, come si può dire, favorevoli, per le aziende farmaceutiche stesse che non hanno proprio nulla da temere, è stato proprio un inchinarsi, un chinare il capo completamente a questo tipo di loro logiche. E poi per non parlare della vicenda di Eva Reali, che viene, direi, per la prima volta Andrea Tosatto, che è quello che ne aveva parlato in rete, mi ha scritto ringraziandomi, dicendomi finalmente andiamo avanti su questa cosa e sei il primo a fare nomi e cognomi, vengono fuori nomi e cognomi anche in maniera piuttosto inquietante rispetto a una questione che è sempre stata lasciata da quando è emersa in questi anni, così abbandonata un po' ai fumi del complotto o delle fantasie. Insomma, man mano che procedevo mi rendevo conto che tutto era perfettamente in armonia, compresa tutta la questione, della direzione che stanno prendendo pressioni in ambito soprattutto medico-sanitario, indirizzate tutte verso una trasformazione massiccia della sanità pubblica, soprattutto in paesi come l'Italia, in una chiave sempre più privatistica e privatizzata, e quindi in questo senso la vicenda di Eva Reali si armonizza perfettamente con il tutto e le responsabilità che hanno anche da questo punto di vista membri della Commissione europea e manager medici e manager medici, perché ci sono anche associazioni di manager medici, per esempio quella presieduta come si chiamava? Walter Ricciardi, che in realtà la dice lunga rispetto al fatto che ormai la differenza tra l'aspetto della medicina e della sanità e quello del business, insomma, sia ormai una differenza molto labile. Ecco, ripeto, procedere in questa ricerca mi ha quasi spaventato. E poi ho capito invece come sarebbe finita, e l'ho capito quando abbiamo tentato di dare il colpo deciso, forte, il calcio molto forte e di fare una pubblicità che è stata completamente vanificata, in una maniera incredibile. Sui giornali, su internet. Diciamo che questo libro è uscito a marzo e per evitare che avesse sempre la solita così, il solito seguito dei molti, per carità, io non voglio dire niente, e fra l'altro sono certo anche molto affezionati e cari lettori, ma per cercare invece di far sì che questa cosa venisse aperta a tutti, tieni conto che questo è un libro che o lo leggi subito o per te non può più fare nulla, nel senso che sta parlando di oggi. Abbiamo fatto addirittura i salti mortali per farlo uscire velocissimo, perché stava parlando di oggi e tra l'altro con strani atteggiamenti del Fatto Quotidiano, che da quando ha saputo che usciva il mio libro e ha avuto in mano una prima copia, perché stiamo parlando del fatto che insomma, la Santa Trinità del Fatto Quotidiano, Padellaro, Gomez e Travaglio abbiano avuto tutti e tre in mano subito il mio libro, hanno cominciato, guarda caso, subito a parlare gli stessi giorni di lobbying, ma in un modo molto sfumato, in maniera da poter dire noi ne abbiamo parlato, ma in realtà in maniera molto edulcorata e sommaria. Ma proprio per evitare, dicevo, di chiuderci sempre nella nicchia, il mio editore ha fatto una scelta difficile, cioè ha deciso proprio di andare a comprare un'intera pagina del Fatto Quotidiano, in cui inserire questa pubblicità. Quindi un'intera pagina in una domenica di aprile, mi sembra la seconda domenica di aprile, era dedicata al mio libro con la copertina, eccetera. E il libro era già su Amazon in pre-vendita da marzo, tutto era pronto. Bene, la pubblicità esce la domenica, il martedì mattina, e quindi suppongo nella notte tra lunedì e martedì, è stato completamente rimossa la pagina relativa a questo libro. Non nel senso, come viene spesso su Amazon, della dicitura
questo articolo non è al momento disponibile, oppure sarà disponibile in 2 settimane o in 1 settimana. Non così, hanno proprio cancellato la pagina relativa all'articolo, di modo che tutti coloro che, vedendo una pubblicità così, così evidente, così insomma, notevole, volessero approfondire, cercando, facendo forse la cosa che ti viene più istintiva, cioè andando a vedere su Amazon se c'è, quanto costa, non trovassero nulla. E diciamo che in questo modo sono riusciti, hanno tenuto la pagina nascosta e inaccessibile per 10 giorni, e sono riusciti a far svaporare, ritengo, l'interesse di tutti quelli che, non conoscendomi o non conoscendo i presupposti di questo libro, erano rimasti incuriositi e avrebbero voluto capirne di più, saperne di più, ecco, per come procurarselo. Che poi nel gioco delle parti mediatico, il Fatto Quotidiano, che è sempre stato insomma l'influencer del governo precedente e adesso di Conte, ho visto Travaglio in TV che difendeva Conte rispetto a Grillo, alle sue posizioni sul futuro del movimento, adesso deve fare la parte di quello che comunque è critico verso il governo Draghi, senza però dare troppo fastidio. Esatto, infatti questo libro è troppo critico, è assolutamente il libro più pericoloso che io abbia mai scritto, perché finché si parla di storia e si raccontano, seppur in maniera documentata, le vicende delle grandi proprietà, diciamo, di multinazionali che hanno influenzato la politica, eccetera, si può sempre così dissentire o considerare queste teorie come non tanto forti da poter essere accettate univocamente, oppure, come spesso si fa, non le si legge neanche, si dice tutte balle, si finisce lì. Ma qui si sta parlando di fatti di oggi, collegati a fatti di ieri, ma nel senso proprio recenti comunque, con prove documentali, articoli, pagine, numeri, dati di tutti i tipi, e quindi qui veramente, cioè, lì per lì ci siamo anche fatti 2 domande, perché sappiamo benissimo che anche quando tu vai a colpire nel segno, documentando tutto e avendo quindi tutte le prove del caso, comunque di primo acchito ti denunciano, ti chiedono un risarcimento di 1 milione di euro e ti uccidono. Cioè, in questo modo sanno che tu non ne potrai uscire mai più. Quindi ci aspettavamo, insomma, ci siamo fatti 2 domande anche rispetto alla copertina nella quale compare l'immagine di Mario Draghi. Ci siamo chiesti più volte che facciamo. E poi siamo andati avanti, non ci aspettavamo, il libro vende molto bene comunque, ma vende come vende il mio Rothschild, nel senso che continuiamo a vendere bene, ma in un ambito che è chiaramente ristretto. Ma io ritengo che questo libro sia molto più utile del vaccino, e che dovrebbe essere quindi un libro, diciamo, accessibile a tutti gli italiani, perché letto con l'apertura mentale giusta e quindi senza pregiudizi e con la dovuta attenzione, potrebbe veramente aiutare a capire molto meglio cosa sta accadendo e come magari difendersi. Perché chi l'ha letto continua a scrivermi o a commentare in giro, adesso è tutto chiaro. Nel libro si parla chiaramente anche di multinazionali, appunto accennavi anche prima, ad esempio la McKinsey, i rapporti con quelli che sono i sistemi sanitari nazionali, tra cui quello italiano. Insomma, abbiamo visto anche quando c'era la Lorenzin ministro, cos'è accaduto. Tutto questo in questo momento storico, appunto, come si intreccia chiaramente con questa propaganda per i vaccini, la vaccinazione di massa per gli adulti, che come ricorderai e come insomma da anni, no, si era detto adesso l'upgrade sarà passare dai bambini agli adulti, e hanno trovato il modo di riuscirci. Sì, fra l'altro grazie, perché io me lo stavo dimenticando. Sì, non solo c'è un capitolo dedicato espressamente e unicamente a McKinsey, ma McKinsey la si trova pian piano poi sempre di più in tutti gli altri capitoli, e stiamo parlando del colosso dei colossi per quanto attiene alla
all'attività di lobbying. È una vera e propria multinazionale del lobbying specializzata in questo sin dalle sue origini. E chiaramente è stata assolutamente determinante rispetto alla gestione della pandemia e al rapporto tra le farmaceutiche e i vari stati. Da notare, per esempio, quanto tutte le case farmaceutiche che hanno dato luogo a dei vaccini abbiano insistito e ottenuto i contratti potessero comunque mantenere una forte autonomia e una forte discrezionalità nei rapporti con le singole nazioni invece che gestire un rapporto unico con l'Unione Europea, fare in modo che comunque rimanessero aperti i canali già aperti precedentemente in maniera indipendente con una nazione e con l'altra, proprio perché c'era la fortissima esigenza di mettere in competizione tra loro le nazioni in modo da aumentare il valore del vaccino, in modo da ottenere maggiore vantaggio. E infatti non a caso abbiamo assistito spesso a polemiche tra, che ne so, le quantità di vaccini arrivati in Germania, in Inghilterra, in Italia, eccetera, il tutto voluto già precedentemente e dal mio libro, tra virgolette, previsto, perché ripeto, questo libro è di marzo e tra l'altro è incredibile perché il mio editore mi diceva: ma c'è qualcosa che non funziona perché tu hai chiuso il libro dell'industria della vaccinazione il giorno prima che partisse la pandemia, o comunque partissero i contagi in Italia di Covid. Hai chiuso il lobbying esattamente quando si sta per iniziare a parlare di questo fenomeno, perché ormai è impossibile continuare a tacerne o non capirne i meccanismi. In realtà, appunto, entrambi i libri sono riusciti a arrivare sul pezzo in una maniera pazzesca. E sì, è chiaro, sia, come si può dire, studiando un po' e andando a vedere il passato e le finalità e le scelte e poi le cause legali, le richieste di risarcimento stellari delle case farmaceutiche. E rendendosi quindi conto di quanto poco la loro finalità sia la nostra salute e di quanto invece sia importante per loro il profitto. E poi facendo 2 più 2, andando ad aggiungere l'aspetto lobbistico attraverso cui queste stesse case esercitano un potere enorme sulla politica nazionale e internazionale, ecco, alla luce di tutto questo è evidente poi lo snodo conseguente della vaccinazione di massa, appunto a partire dagli interessi che ci sono dietro. Da notare, per esempio, per quel che riguarda gli Stati Uniti, lo studio che conduco sia rispetto all'attuale presidente Biden, sia rispetto a Trump, alle sue migliaia di lobbisti personali. Biden si porta i suoi addirittura ancora dall'epoca in cui era vicepresidente di Obama, quindi hanno proprio una schiera immensa di lobbisti specializzati, ognuno di loro in un certo settore, e quindi lobbisti con cui quotidianamente si riuniscono, diciamo, per sentire le loro istanze, ascoltare le esigenze delle aziende con cui questi lobbisti hanno sottoscritto contratti milionari. In testa a tutti, guarda caso, ci sono le case farmaceutiche e Amazon come le principali aziende, come le aziende che investono le somme più forti in lobbying. E quindi c'è tutto il discorso di come questi politici, appunto, quotidianamente tengano conto di queste esigenze, ottenendone poi in cambio chiaramente delle provvigioni, ottenendone dei vantaggi, venendo poi, guarda caso, assorbiti all'interno di questi colossi in qualità di presidenti o di consiglieri d'amministrazione, via di seguito, nel momento in cui l'attività politica per qualche motivo cessa,
sentendosi quindi sempre coperti. E non possiamo dimenticare quanto Draghi continuamente trasferito dall'ambito pubblico a quello privato, inclusa Goldman Sachs, sempre in modo molto proficuo, no? E che tipo di potere possa aver accumulato. All'interno del libro, per esempio, si approfondisce a un certo punto la questione dei premi. È esistito fino a qualche anno fa, un premio annuale che veniva consegnato a livello europeo da un'organizzazione a cui io ho dato molto spazio nel libro, la CEO, la CEO, cioè la Corporate Europe Observator, la quale organizzazione si è data proprio il ruolo di controllare l'attività di lobbying e di denunciarla tutte le volte che la sgama, l'attività di lobbying all'interno della Comunità Europea da parte delle grandi multinazionali. E ogni anno questo CEO consegnava un premio al lobbista principale. Ebbene, non è difficile credere alla circostanza per cui il premio ha smesso di essere consegnato e ha cessato di esistere. Era un premio chiaramente alla vergogna, no? Cioè era un premio negativo, no? Ha cessato di esistere nel momento in cui è stato consegnato a Goldman Sachs. Quindi questo è davvero emblematico. Ti chiedo, hai parlato insomma abbondantemente di Draghi. Secondo te, il suo ruolo, considerando quello qual era stato il suo ruolo in passato, qualcuno lo chiama il liquidatore finale, no? Sai che ci sono diversi anche dal nostro pubblico che chiaramente temono questo arrivo di Draghi. Secondo te serve, visto che si sta parlando di nuove ipotesi, di nuove cessioni di sovranità, tra cui proprio quella sanitaria, si parla, no, di un super virologo alla Fauci che dovrebbe arrivare in Europa, il suo ruolo sarà quello di traghettare verso una forma chiaramente, dal nostro punto di vista, non positiva di Stati Uniti d'Europa, cioè per fare una sorta di upgrade ulteriore? Sì, assolutamente, io sono convinto di questo. Guarda, in generale non mi piace di un certo ambiente l'allarmismo che spesso si nota. Oddio, adesso succederà questo, adesso verremo tutti, che ne so, obbligati a vaccinarci, avremo tutti il microchip, e quindi così per mio scrupolo professionale preferisco occuparmi del passato e di quello che è accaduto che non del futuro, visto che non ho certezze. Ma rispetto a questa questione della sanità, io temo di essere abbastanza sicuro che l'obiettivo sia quello di uccidere la sanità pubblica che già ormai da decenni insomma, è in sofferenza ed è una difficoltà che, se ci pensi, è stata in qualche maniera assicurata da meccanismi come quello dell'intramenia, come quello quindi di una moderata forma di progressiva privatizzazione del nostro sistema sanitario, anche solo nel quotidiano, quando devi fare una visita, per esempio, agli occhi e l'oculista non puoi in nessun modo, non riesci a prenotarlo prima di 6 mesi, ma se paghi 150 euro in intramenia è domani mattina. Nello stesso identico studio e con gli stessi macchinari, la stessa persona che se invece non paghi quella cifra, prima di 6 mesi non puoi in nessun modo sognarti. Eccomi, era la pendola. E quindi è evidente che questo processo sia stato innescato opportunamente e stia arrivando lì, no? Ecco perché Eva Reali, che era un esponente del Movimento 5 Stelle della Toscana, che è stata la regione in cui è partita la prima proposta di vaccinazioni obbligatorie, quelle famose 10 vaccinazioni per i bambini, poi sancita appunto
dalla Lorenzin e mantenuta dalla Grillo, ecco perché dicevo Eva Reali era coinvolta, perché quello era il progetto che veniva chiaramente delineato da parte di un personaggio che nelle dichiarazioni della stessa attivista può essere ben riconosciuto attraverso un identikit molto preciso e si arriva tranquillamente a un nome di una persona che resta nell'ombra e che è sconosciuta di più, ma che sta accumulando moltissimo potere in questo periodo e che è di fatto possibile che sia l'artefice di questo progetto, non l'artefice, ma comunque uno dei principali così, esecutori di questo processo di privatizzazione totale della nostra sanità. Chiaramente quello che semmai è da dimostrare è che ci sia stato questo incontro, che sia avvenuto in questi termini, ma insomma i particolari che con una certa attenzione riesci a recuperare ti portano in una certa direzione, ad una soluzione dell'enigma arrivi abbastanza chiaramente. Certo, bisogna avere la voglia e il coraggio di tirarle fuori queste cose, ma come vedi, anche quando succede che c'è qualcuno che questa voglia e questo coraggio li ha, poi viene bypassato dalla totale assenza di, come dire, di informazione riguardo a quello che fa. In questo caso, lobbying è stato completamente trascurato da qualsiasi media, persino da canali importanti di informazione alternativa. Quindi, in realtà, è stato, il più possibile lasciato in un angolo. Grazie, grazie davvero a Pietro Gatto. Allora, una lettura da non perdere, approfittando magari dell'estate, questo ultimo lavoro interessantissimo. Avete sentito Lobbying di Pietro Ratto, a cui intanto mando un grande abbraccio, un grande ringraziamento per tutta la stagione che è stato appunto insieme a noi e buona estate, ci auguriamo a presto. Grazie Pietro. Grazie Fabio, grazie a tutti e a presto.